Buonasera, benvenuti al Famu FNAC. Oggi abbiamo il piacere di ospitare questa presentazione diversa dal solito, perché di solito abbiamo l'autore del libro, in questo caso presentiamo un manga della catena della collana J-Pop. Ringrazio l'editore, che sono le edizioni VD che sono qui. Ne parlano Giuseppe Pasini della Gazzetta, la giocatrice Stefania Sansonna e Renato di Anime Click. Passo a loro il microfono. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui. Parliamo di questo manga. Pensavo prima che mentre parlavo con Stefania, poi ce lo racconterà lei, questo manga è molto famoso perché ha dato origine a una serie di cartoni televisivi tuttora in programmazione in Italia, da cui sono nate una serie di pallavoliste, perché come ci raccontava appunto Stefania, lo racconterà tra poco anche a voi direttamente, ha iniziato a giocare proprio perché guardava Mimì, la ragazza della pallavolo. Questo manga, che adesso viene pubblicato in Italia, in realtà mi aveva incuriosito perché è stato pubblicato in Giappone nel 1968 per la prima volta e nasce, guarda caso, da una famosissima squadra di pallavolo. Quindi pallavoliste che nascono attraverso un manga, ma a sua loro volta questo manga era nato nel 1968 proprio perché per celebrare un'altra nazionale di pallavolo, questa volta giapponese, che nel 64 aveva vinto la medaglia d'oro ai giochi di Tokyo. Una vittoria totalmente inaspettata, al punto che tutto il paese era di fronte alla televisione per guardare questa partita e quando conquistarono loro il 3-0 sull'Unione Sovietica, ovviamente nacque una leggenda popolare. Anche perché questa squadra aveva dei termini molto strani, nel senso che aveva un allenatore piuttosto duro, e si racconta che negli ultimi due anni precedenti alla preparazione olimpica del 64, le giocatrici vivevano praticamente nella fabbrica dove lavoravano, dalle 8 alle 12, alle 15. Lavoravano in questa fabbrica insieme alla testa e dalle 15 a mezzanotte allenamento, qualche ora di riposo e poi si ricominciava. Adesso penso, Stefania, che la situazione sia un po' cambiata per fortuna. Tu non ti sei mai trovata. Intanto buonasera a tutti. Mi faceva sorridere perché gli orari di allenamento magari sono un po' cambiati, però di fatto le ore di allenamento quando vuoi raggiungere un risultato importante sono sempre molte. E questo diventa praticamente un lavoro e la tua vita al 100%. Sono cresciuta con il mito di Mimì Aiwara e le ragazze della pallavolo. Guardavo i cartoni animati e comunque la passione è nata così. Una passione che poi nel tempo è diventata qualcosa di più, è diventata una professione e adesso gioco in Serie A e ho finito da poco il campionato a Novara e abbiamo finito con le semifinali per lo scudetto. Quindi qualcosina di buono sicuramente questo cartone animato e quindi questo manga me l'ha inculcato. La cosa che poi mi faceva sorridere, mi piace pensare, è che delle diverse analogie di questo manga con quella che è stata poi la mia vita, non soltanto professionale e personale, però questo ve lo racconterò piano piano. Mi ti sei allenata con il catena i polsi? Però non proprio con le catene i polsi, però è stato divertente poter provare sulla propria pelle lo spirito di sacrificio. Il mio allenatore mi dice sempre che vince chi soffre di più. Non servono sicuramente le catene ai polsi, però lo spirito di sacrificio all'interno di una squadra e lo spirito di altruismo sono sicuramente una chiave in più che ci ha portato avanti e ci ha fatto vincere. Quindi quando lui mi dice vince chi soffre di più, aveva ragione. Si vede chiaramente anche dal fumetto che estremizzava al massimo lo spirito di sacrificio, quasi un allenamento militare. In fondo è quasi un allenamento militare quello che si vede in Attack Number One. Comunque, parlando un attimo del fumetto, oltre all'importanza per lo sport, ha avuto una grande importanza anche dal punto di vista sociale e nello sviluppo dello fumetto per ragazze. Infatti, in quell'epoca, è proprio l'epoca in cui il fumetto per ragazze si rivoluziona, diventando quello che conosciamo ora. Ad esempio, prima di allora erano storielle insulse, lette solo da ragazzine
elementari ma molto giovani e che crescendo abbandonavano completamente queste opere e non le leggevano mai più. Invece proprio in questo periodo c'è grande diffusione della televisione che spinge gli editori di manga a cercare di contrastare in qualche modo. Questo principalmente creando nuove riviste settimanali, mentre prima erano a cadenza mensile, e in queste riviste qua tutte dedicate ai manga. Questo richiese nuovi mangaka, nuove disegnatrici, e la cosa importante è che la maggior parte di questi furono donne. Prima erano quasi tutti uomini e per questo non erano in grado di capire cosa il pubblico di ragazze chiedesse. Per questo dopo, mentre tornavano le medie, queste ragazze abbandonavano la lettura. Con queste nuove donne a disegnare invece nascono nuovi generi, come ad esempio il genere sportivo, che prima del 68 c'era poco e niente, c'era ad esempio un manga sul ping pong del 1956, praticamente misconosciuto, e nel 68 nascono ben tre manga sulla pallavolo, Viva Volleyball, Sangwa V e Attack No. 1, Tutta di Amore. L'unico è diventato famoso Attack No. 1, però questo è sintomatico anche dell'importanza che ha avuto sulla la vittoria alle Olimpiadi del Giappone del 64. Infatti, dato che queste disegnatrici cercavano in tutti i modi di entrare nelle grazie del pubblico e dare storie in cui potessero immedesimarsi e appassionarsi, dedicare un manga a un fenomeno che stava nascendo in quel periodo e che aveva di sicuro impattato in tutto il Giappone, specialmente le ragazze, diede vita a quel manga. Dopo nacque un sequel, Shin Attack No. 1, e un remake del sequel che è stato pubblicato pochi anni fa, sempre anche quello Shin Attack No. 1. In più, pochi anni fa è nato anche un telefilm in 13 episodi liberalmente ispirato a questo fumetto, che è inedito in Italia. Penso che uno dei fattori fondamentali, adesso la nostra ospite ovviamente non solo ne era nata, non so come eravamo. Stai chiedendo l'età? No, è molto giovane, quindi non potevo ricordarti, ma questo in Giappone fu un fenomeno particolarmente significativo, perché la storia della squadra, la storia della nazionale in realtà era la storia semplice di un club vicino a Osaka, che aveva deciso di creare una squadra di pallavolo di un certo livello, aveva nominato questo allenatore piuttosto famoso, molto cattivo, che è soprannominato il demonio, e creò praticamente dal niente questa squadra di pallavolo che nel giro di 5 anni vinse prima tutto il Giappone, poi diventò l'ossatura della nazionale, e fino a conquistare il mondiale nel 60 e nel 62 e l'oro olimpico nel 64. Invece a Stefania volevo chiedere, siccome questo sia il fumetto che si vede manga che la serie televisiva riportano delle azioni praticamente impossibili da fare, quando ti sei trovata nella vita reale che non si saltava così in alto, sei rimasta delusa oppure... Ovviamente ci sono delle azioni nel fumetto e poi nel cartone animato che sono assurde e ripetibili, come la velocità della palla o attacchi ad effetto pazzeschi che nella vita reale non ci sono, quindi questo fa sorridere. Al tempo stesso però la cosa che mi ha particolarmente colpito, mi è piaciuta, è l'espressione che le donne e lo spirito di sacrificio che diverse donne messe insieme riescono ad esprimere quando si trovano a lavorare insieme. Io penso che un gruppo femminile, soprattutto poi di una squadra, appunto ha più spirito di sacrificio per raggiungere un obiettivo. L'altra cosa che ci accomuna è appunto una disciplina sportiva. Tu prima parlavi di un allenamento magari addirittura militare, che non significa necessariamente non significa non divertirsi o non provare il gusto di quello che si sta facendo, semplicemente quando tu fai sport a livello agonistico ad un certo livello, se tu vuoi avere dei risultati, i sacrifici si fanno a 360 gradi dentro e fuori, quindi con un'alimentazione particolare, degli orari, siamo in ritiro, non possiamo uscire il sabato sera, ecco. Però mi sa che Mimì usciva spesso, era un po' scapestrata, forse usciva spesso dai ritiri, ecco, a noi non è concesso. Ma i rapporti dentro una squadra, nella realtà, sono simili a quelli che ci sono nel manga, oppure nel manga vengono ovattati da...
se parliamo di... C'è qualche invidia? Qualche se parliamo di invidie, io più che di invidia preferisco parlare di sana competizione. Ecco, questo è quello che rende uno sport, ma forse sicuramente un po' in tutti i lavori. Penso che questo sia il gusto di una persona che come me ha ambizione nella vita, ambizione di essere non una delle tante, ma di essere numero uno, comunque di vincere qualcosa di importante. Quindi magari più che di invidia, di una sana competizione. E quindi però fra ragazze si dice che ci siano dei rapporti anche complicati, certe volte all'interno di una squadra femminile, è vero o no? Beh, gli ingranaggi di tutte donne non è proprio semplicissimo. Ci sono dei momenti particolari di ognuna di noi, però lo spirito dell'obiettivo comune, quindi non necessariamente di essere amiche dentro o fuori, è l'obiettivo comune che ci fa andare avanti e ci ha permesso di raggiungere dei risultati importanti, soprattutto quest'anno, con una squadra giovane. L'obiettivo comune, la sana competizione e la voglia di essere qualcosa di più, come appunto rappresenta poi Mimì e il manga, rende questo sport speciale. Il Giappone è tecnicamente molto famoso per la difesa, nella pallavolo ci sono fondamentali d'attacco o di muro, ma fondamentali di difesa, dove tu come libero sei ovviamente protagonista. Quando hai inventato questo, quando la prima volta è uscito questo manga, il libro ovviamente non esisteva ancora, adesso però c'è, come ti trovi in questo ruolo, in questa... Nella veste di libero, spiego brevemente, il libero è un po' come il portiere nel calcio, ecco. Quindi anche perché si parte dal presupposto che non c'è miglior attacco che non provenga da un'ottima difesa, e questo è il mio ruolo. Difendere ogni pallone con ogni parte del corpo, quindi viso, ovunque. Come mi sono trovata in questo ruolo? Proprio perché ho fatto di un limite, mi sembra strano, della mia altezza, cioè sono bassa, per la pallavolo di Serie A, ho fatto di un limite il mio punto di forza, ovvero non essendo altissima per giocare come attaccante ad altri livelli, ho deciso di cambiare ruolo e diventare una sorta di portiere. E questo mi ha concesso di essere una giocatrice molto affermata, di giocare in A1 in una delle quattro squadre più forti d'Italia che tu conosci. Per quanto riguarda le mosse che ci sono nel manga e nella serie TV, sono completamente inventate o sono estremizzazioni di tecniche realmente esistenti? Assolutamente estremizzazioni di tecniche comunque esistenti, sì, però è chiaro che la fantasia nel manga e nel fumetto va sicuramente molto oltre. Un'altra cosa che mi ha sempre molto colpito di queste cose, diciamo prima dello spirito di sacrificio, però ci sarà qualche volta nella vita reale diventa insopportabile allenarsi tutti i giorni o più volte al giorno. Quindi cosa si ricorre? È il mio lavoro oppure si temono le punizioni? Partendo dal presupposto che quando fai sport ad alti livelli convivi con il dolore. Non significa che siamo masochiste, ma conviviamo col dolore, nel senso che non è normale per il corpo umano fare 5 ore, 6 ore di allenamento tutti i giorni, per 9 mesi, tutti i giorni, quindi cadere, fare salti e sollecitare in una maniera così espansiva tutte le articolazioni, quindi conviviamo con il dolore. Ci sono momenti difficili, perché lo sport probabilmente sono quei momenti dove tu non riesci a realizzare quello che vuoi o a far vedere quello che sai fare, che i momenti di gratificazione. Però quando arrivano quelle gare importanti, quando c'è quella gara importante, tu riesci a vincere, dopo mesi e mesi di allenamento, dopo mesi e mesi che sopporti tutto e tutti, come dire, nello sport tutto torna, ti ripaga. E guai chi muore. C'è una giustizia, come il manga, cioè nel senso alla fine vince il più buono. Non il più buono, chi non molla, guai chi molla. Diciamo che questo è proprio il mio ruolo nella mia squadra, anche perché sono, mi abbiate di età, sono la più esperta, quindi questo è proprio il mio ruolo nella mia squadra. Sono la più anziana e non lasciare che le mie compagne possano mollare, perché sono molto giovani e molto forti. Volevi parlare magari un po' più del manga nel dettaglio, dove avevamo fatto il discorso, da dove eravamo partiti, ma magari un po'
Beh, allora, dicevamo appunto che Attack No. 1 è stato uno dei primi manga sportivi e anche il primo anime per sportivo per ragazze, in quanto prima di lui c'erano stati solo magari Tommy la serie dei Giants o mi pare Rocky Joe, ma nient'altro. Volendo proprio c'era un cortometraggio del 1930, Howard Battle Match, in cui c'era una partita di baseball abbastanza comica tra una squadra di conigli e una squadra di tanuki, ma direi che la possiamo anche ignorare perché è molto lontana da quello che è il manga e l'animazione moderna. Il successo avuto dal manga è denotato anche dalle numerose ristampe che ha avuto la prima edizione in 12 volumetti normali, una ristampa in 7 volumi che è quella appunto che ci viene proposta in Italia da J-Pop, da 320 pagine l'uno a formato piccolino, un'altra ristampa da 4 volumi che sono dei volumi alti così praticamente che non si possono aprire, e altre 2 o 3 ristampe normali. Questo non è comune in Giappone tutte queste ristampe, e questo sta a significare anche il grande impatto che ha avuto in Giappone e la grande popolarità. Infatti c'è ad esempio un altro, non so se qualcuno conosce Mila Shiro, è quasi un remake non ufficiale di questo manga, in quanto la storia è quasi molto simile, viene riproposta molto molto nel dettaglio e non è l'unica. Magari storia. Puoi accennarla forse la storia, se vuoi, così entro in primo argomento. Beh, l'Attack No. 1 parla di una ragazza, Kozue Ayuhara, che in Italia è stata ribattezzata Mimi, mentre in Spagna è stata ribattezzata Mila, e che si ritrova a dover lasciare la sua casa e la sua scuola di città perché ha un problema fisico molto grave, e va in campagna abbandonando la pallavolo per cercare di curarsi. Tuttavia non riesce ad abbandonare la pallavolo perché la ama troppo e non si iscrive al club sportivo della scuola, ma lo sfida perché trova alcune amiche chiamate il club delle svogliate, che sono delle semiteppiste, sono ignorate da tutta la scuola perché vengono chiamate teppiste, e lei decide di aiutarle perché le conosce e le stima, le allena e decide di sfidare il club di pallavolo ufficiale perché secondo loro non amano veramente la pallavolo e giocano male. Da questo inizia la sua carriera all'interno del liceo della scuola media Fujimi, che sfocerà anche in convocazioni alle Olimpiadi, ai mondiali e nei campionati liceali nella seconda parte. Questo è anche importante perché mostra come Kozue, che è praticamente una teppista, una svogliata, riesca grazie allo sport, alla pallavolo e al sacrificio, riesca a diventare l'Attack No. 1, ovvero la giocatrice più forte al mondo. Questo è molto importante anche in una scena del primo volume in cui Kozue guarisce dalla malattia perché ama la pallavolo, sostanzialmente. È un po' irreale, però è molto forte come messaggio. La pallavolo fa così bene, Stefania. Diciamo che mi ricorda qualcuno, prima ha detto teppista, insomma, nel senso che è facile magari quando sei adolescente essere un po' più svogliata o magari ovviamente non sapere bene cosa si desidera, cosa si vuole, sempre in conflitto magari con la famiglia, con i genitori, e quindi questo mi sono sicuramente ritrovata. E poi pensavo al discorso dei problemi di salute. Ovviamente magari per manga è un attimo estremizzato, però anche questo nel mio caso c'è una somiglianza fondamentale e determinante, nel senso che nel mio passato anche ho avuto dei problemi importanti, molto importanti di salute, e dove diversi dottori dicevano: ma guardi signora Sassona, che non credo che lei riuscirà ad arrivare ad alti livelli, diciamo questi problemi di salute che ha sono talmente importanti che non credo che lei possa continuare a giocare a pallavolo con questo ritmo, se non giochicchiando con le amiche qua e là. Bene, io sono l'esempio vivente che in 6-1 ci sono arrivata contro tutto, che ovviamente che sto bene, che le visite mediche le passo tutte e che quest'anno abbiamo fatto il playoff scudetto.
grazie. Beh, allora a quanto pare è meno irreale di quanto sembri a prima vista il manga. È vero, me lo sento cucito addosso. Infatti forse chiederemo a Mikasa di fare una maglietta per il libero con il fumetto di Vivi Ayuara per la gore. Sarebbe male. Questo manga tra l'altro che continua a sfidare gli anni, perché ormai dalla prima edizione sono passati ormai parecchi anni, ma mantiene una certa attualità. Sì, è leggibile ancora ora, nonostante ci siano magari qualche ingenuità, specialmente qualche passaggio che è un po' troppo frettoloso, ad esempio ci sono magari litigi importanti con altre amiche che magari non possono più giocare a pallavolo e odiano il modo di suicidarsi, e magari tutto viene risolto in 10-15 pagine. In tal senso magari è un po' affrettato, tuttavia anche andando avanti con la storia diventa godibilissimo anche ora. Certo, ha uno stile di disegno molto datato che ricorda un po' Tetsuka Ishinomori, però per chi non è proprio di primo pelo non ha alcun problema a leggere anche questo tipo di disegni. Superato questo, lo scoglio principale, sì, viene immersa in una lettura senza problemi, come se fosse un fumetto quasi recente, o almeno per me è stato così. Io non leggo manga del 2011 come del 1902. Certo, che il 1902 non mi piace tanto.